le società, ANAS, il Pregilo in questo caso, degli enti, che, dei comuni che godono dei benefici della realizzazione delle infrastrutture, ma subiscono anche nel corso della realizzazione tutti i problemi che devono risolvere per quanto riguarda gli spostamenti della viabilità. E la regione che deve svolgere questo ruolo di coordinamento e di regia. In questa direzione intendo impegnare il governo della regione, perché le opere, le infrastrutture, quelle programmate, quelle che dovranno essere realizzate e che sono utili per i territori, vengano fatte, ripeto, nei tempi certi, con i costi certi e nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia dell'ambiente e di tutto ciò che è connesso a queste infrastrutture. Concludo ringraziando tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa grande opera, le società che sono state citate, ma soprattutto i lavoratori, le maestranze che hanno dato il massimo impegno personale perché quest'opera fosse realizzata. C'è ancora qualche cosa da fare, ci sono delle criticità per la conclusione di questa opera e anche per quelle di cui ho parlato, criticità che però siamo impegnati a risolvere. La scorsa settimana c'è stato un passaggio importante in regione, la firma di un accordo tra 8 banche, la regione e la società Prebemi, che mi fa pensare positivamente nella conclusione rapida nella realizzazione della Prebemi e delle opere connesse. Uno dei miei primi impegni da Presidente della Regione è stata l'inaugurazione della metropolitana di Brescia e questo è un buon segno. Questa è la direzione che dobbiamo seguire, la seguirò, la seguiremo con impegno, con costanza, con attenzione, perché la conclusione delle opere già iniziate, la realizzazione di quelle che servono è utile per la Regione Lombardia, motore d'Italia, motore d'Europa. Grazie a tutti.